La mattina del 13 febbraio fu celebrato, in cattedrale, un servizio religioso con l'intervento dell'arcivescovo di Trani e Barletta Monsignor Tommaso De Stefano, e con un discorso di circostanza del sacerdote napoletano Parascandolo. Fu poi inaugurata e benedetta una lapide commemorativa fatta a porre dal capitolo metropolitano sulla facciata della chiesa e nel pomeriggio ebbe luogo una solenne processione recante quella medesima immagine della Madonna de Auxilio, che il 13 febbraio 1503 era stata portata incontro ai valorosi cavalieri italiani, che tornavano trionfanti dal campo. Un gran numero di cittadini si recarono quindi sulla stazione della tranvia, per raggiungere il luogo delle celebrazioni sul campo del combattimento, tra Andria e Corato. Terminata appena la cerimonia sul campo, il treno fu preso d'assalto per il ritorno a Barletta. Giunti alla stazione, aperta parentesi quadra, la Bari Nord, chiusa parentesi quadra, si formò un imponente corteo di tutte le autorità civili, militari e religiose. Preceduto dalla banda cittadina, il lungo corteo percorse Corso Cavour e Corso Garibaldi, fermandosi e riordinandosi a stento davanti alla chiesa del Santo Sepolcro, dove venne scoperta una lapide commemorativa del municipio di Barletta. La lapide era in bronzo, fusa dalla fonderia Nelli di Roma, modellata dallo scultore Biondi su un'idea del nostro concittadino Edoardo Leone. L'iscrizione, semplicissima, riportava i nomi dei 13 cavalieri italiani, aperta parentesi quadra, oggi è sulla piazzetta della sfida, chiusa parentesi quadra. Non è possibile descrivere il colpo d'occhio della vasta piazza e delle case adiacenti. Era un vero formicolaio umano, che assisteva alla patriottica cerimonia. Davanti a così gran calca di popolo, che ogni tanto minacciava di straripare, dissero belle e sentite parole prima il sindaco di Barletta, poi quelli di Capua e di Sarno, da ultimo pronunziò un bellissimo discorso Fon. Orazio Spagnoletti, deputato del collegio Andria Barletta. Al suono della banda si scoprì la lapide commemorativa, tra le entusiastiche acclamazioni del popolo, dal numero unico, in memoria del quarto centenario della disfida di Barletta, 13 febbraio 1903, dell'Isanti 1903.